giorno della Pentecoste che si compie. Ecco come il libro degli Atti ci introduce in questa tappa fondamentale, decisiva del cammino della comunità cristiana delle origini e di tutta la Chiesa sempre. La Chiesa è pentecostale, nasce nella Pentecoste e vive di questo dono speciale. Ora, mentre si compie il giorno della Pentecoste, frutto di un cammino lungo che ha visto i discepoli educati dal risorto e preparati a questo dono, li ritroviamo tutti insieme, perché la Pentecoste è esperienza ecclesiale, comunitaria. Il libro degli Atti lo evidenzia, lo sottolinea. Sono tutti insieme nello stesso luogo. Non è una circostanza occasionale, né solo una presenza materiale. È una comunione profonda. È già dono, frutto della Pasqua, ma è la premessa per accogliere lo Spirito, che viene descritto, ovviamente, attraverso segni. All'improvviso, non è dunque catturabile o gestibile da noi, viene dal cielo un fragore, un rumore, un tuono forte. Nella Bibbia esprime la potenza di Dio. È come un vento che si abbatte impetuoso e riempie tutta la casa, il vento di cui ha parlato Gesù a Nicodemo. Non sai da dove viene, non sai dove va, sfugge eppure riempie, supera ogni ostacolo, è la forza dello Spirito. E poi ancora appaiono lingue come di fuoco. Il fuoco, altro segno che nella Bibbia esprime sempre la luce, il calore, la capacità di bruciare ciò che è negativo e di aprire orizzonti nuovi, prima imprevedibili. Queste lingue di fuoco che si dividevano si posarono su ciascuno di loro. Arriva a tutti come lingua. Lo Spirito consente dunque di entrare in una dimensione nuova, in relazioni nuove, per comunicare e annunciare in modo nuovo la gioia del Vangelo. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Lo Spirito dà il potere di esprimersi con linguaggi, modalità, sensibilità nuove, diverse. Nessuno deve rimanere escluso. È eliminata in modo pieno e definitivo quella esclusione che non consente di accogliere l'annuncio straordinario che viene dalla Pasqua di Gesù. Ed è descritto il frutto della Pentecoste. In occasione della festa di Pentecoste, Luca ci presenta lì a Gerusalemme i giudei osservanti, ma che sono lì a rappresentare ogni nazione che è sotto il cielo. Sono lì radunati, turbati per il rumore che hanno sentito, ma soprattutto meravigliati perché ascoltano e sentono dagli apostoli parole nuove che capiscono, ciascuno li sente parlare nella propria lingua. È il dono dello Spirito. È il frutto della Pentecoste, è l'annuncio del Vangelo ai popoli, che qui è densamente significato e rappresentato. Lo stupore, la meraviglia sono enormi in tutti, li sentiamo parlare ciascuno della nostra lingua, ma sono tutti galilei. Com'è possibile? Luca ci riporta un elenco di popoli che quasi ci fa spaziare con la mente e con il cuore in questo mondo di allora, il mondo conosciuto, che viene raggiunto dal Vangelo del risorto e viene toccato dentro, perché ciascuno comprende, capisce ciò che viene detto. Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia. È una geografia pastorale straordinaria, è la missione del Vangelo. Comincia così, della Frigia, della Panfilia, l'Egitto, parti della Libia vicino a Cirene, i Romani lì residenti, i Giudei, i Proseliti, anche quelli che non fanno parte del popolo di Israele, ma sono simpatizzanti, cretesi, arabi. Non è escluso nessuno.
È bellissimo, noi possiamo continuare questa lista che non deve assolutamente trasformarsi in un motivo di orgoglio o di dominio sul mondo. Quella è una tentazione dalla quale dobbiamo sempre fuggire. Al contrario, leggere in questa storia che ci coinvolge tutti la potenza di Dio, che raggiunge gli uomini parlando al cuore di ciascuno. Tutti li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. La Chiesa nasce missionaria. La Pentecoste anche oggi è il dono dello Spirito nella misura in cui uniti ascoltiamo, amiamo e viviamo il Vangelo, ed è la forza dello Spirito per portare a tutti, in ogni parte del mondo, in ogni angolo anche delle nostre città, paesi, della nostra società, in tutti i mondi abitati, anche quelli più recenti e contemporanei, anche quelli virtuali, la novità del Signore che ama, che libera, che ci rende tutti figli dell'unico Padre.